nostra condizione è critica perché abbiamo un contratto vecchio e non ce lo stanno rinnovando e stiamo lavorando praticamente in condizioni disumane, con un contratto che è stato rinnovato e noi abbiamo un contratto anaste che non è stato ancora messo a posto, quindi stiamo lavorando tanto e male e comunque insoddisfatte, perché comunque tra l'altro ci hanno fatto anche una diminuzione di orario, non riusciamo a garantire neanche agli ospiti la completa assistenza e quindi per noi è un disagio sia come host ma sia come persone, perché comunque là ci potrebbero essere i nostri genitori e quindi riducendo l'orario di lavoro siamo ridotte a far meno a quello che facevamo prima. Qui ci sono dei lavoratori che lavorano per una struttura, per un'azienda privata che applica il contratto anaste. Il contratto anaste era in via di trattativa con le organizzazioni maggiormente rappresentative, CGL, CISL e UIL di settore. Quando abbiamo chiesto un normale e dignitoso adeguamento della paga contrattuale, hanno rotto il tavolo e hanno firmato un contratto pirata con una sigla autonoma, peraltro non rappresentativa assolutamente nel territorio e meno che poco rappresentativa sul settore nazionale, se non in altri contratti tipo metalmeccanici, Confsal, tanto per fare il nome. Stiamo parlando di una realtà che occupa 20.000 addetti, che per quanto riguarda Torino e provincia ha, per quanto riguarda il gruppo COS, circa 1.000 addetti. Il gruppo COS dice di non avere sostenibilità economica per la mancata saturazione dei posti letto, tuttavia riesce ad acquistare 40 strutture in Germania. Molti di loro sono scappati. Accettando anche delle condizioni peggiorative, limitative del contratto a tempo indeterminato, passando a tempo determinato nel concorso che ha con la delibera regionale acquisito posizioni titolate nella sanità pubblica. Noi chiediamo solo un rinnovo del contratto e essere messa a posto come tutti gli OS. Perché siamo gli unici host a non avere un contratto decoroso.